Come ogni anno si ripresenta puntuale l'appuntamento con la podistica Corrifano 2016, anche quest'anno insomma un appuntamento per tutti i sportivi e le amanti della corsa. Esatto, siamo arrivati alla 21esima edizione e anche quest'anno speriamo nel bel tempo, perché se ci piove siamo finiti, dovrebbe piovere domani ma non sabato, quindi sabato con il sole speriamo la Corrifano per bambini, ragazzi e ovviamente gli adulti con la corsa degli 8,4 km. La novità di quest'anno è che abbiamo inventato la prima camminata amatoriale, perché c'è tanta gente che viene non a correre ma a camminare, quindi li facciamo camminare, a loro chiederemo solo i 2 euro di beneficenza come agli altri che corrono, nei 5 euro ci sono i 2 euro di beneficenza, e quest'anno abbiamo deciso di devolverli per le zone terremotate. Ecco, come sempre il percorso è un percorso vario che permette insomma di esprimersi anche agli atleti più ferrati su ottimi livelli. Sì, il percorso è abbastanza difficile per questi, però questi atleti che sono abituati, i nomi sono sempre quelli, tra cui Gianmarco Ceresani che ha vinto l'anno scorso, è un percorso di collina, quindi è un percorso abbastanza impegnativo di 8,4 km. Chi fa la camminata invece farà 2-3 km quasi in piano. Ecco, però insomma una giornata di festa per tutti con un risvolto anche di beneficenza. Sì, e abbiamo visto che negli ultimi anni siamo aumentati notevolmente come presenze, siamo quasi sui 500 partecipanti, ci sono tanti bambini in più e che poi fino a 17 anni la quota è gratuita. Quindi invitiamo tutte le famiglie a partecipare, ci sono i 200 metri per i più piccolini, poi i 500, i 1800 e poi infine gli adulti con gli 8,4 km. Ecco, fino a che ora sarà possibile iscriversi, e metodiche insomma? Le iscrizioni iniziano dalle ore 15 per i bambini, fino alle 16 le prendiamo, quindi fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara dei più piccoli, mentre invece per gli adulti le prendiamo fino alle ore 17, dopodiché parte la gara e i giochi sono fatti.